Era il 30 novembre 1786 quando, per decisione del Granduca Pietro Leopoldo, la Toscana fu il primo Stato ad abolire la pena di morte. E oggi si festeggia proprio la festa della Toscana. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento. Oggi la seduta solenne del Consiglio regionale è tutta dedicata proprio ai festeggiamenti per la festa della Toscana e si è aperta con il tema Toscana, terra di genio e innovazione. Abbiamo scelto questo tema perché la Toscana da sempre è stato un luogo che è riuscito a cambiare il destino del mondo. Pensate a Galileo Galilei, al suo metodo scientifico, pensate alla cupola del Brunelleschi. In quel momento nessuno sapeva come poterla realizzare e l'ingegno toscano ha cambiato il modo di saper pensare, costruire un mondo migliore, un mondo diverso. Oggi siamo qui perché vogliamo, nel ricordo di quello che è stato, pensate, nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte e la Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Purtroppo ancora oggi la metà di quelli che si considerano paesi civili usano violenza per rispondere a un'altra violenza, perché la pena di morte è questo, la giustizia non si fa con un'altra violenza. E allora noi vogliamo continuare a dire a gran voce, fin quanto soltanto in un paese al mondo si userà la pena di morte, vogliamo dire con gran voce che noi stiamo da un'altra parte, che la Toscana è terra di diritti, che la Toscana è terra di libertà e vogliamo attualizzarla dicendo che la Toscana è terra di genio e di innovazione, perché guardate, i grandi cambiamenti del mondo devono tenere insieme la tecnologia con l'umanità, la scienza con l'etica, devono tenere insieme il progresso con i diritti. Ecco cosa ci lega tutto questo. Essere figli di una terra che ha sempre avuto la capacità di saper stare sulla frontiera del possibile. Una terra che non ha mai dato per scontato che tutto quello che oggi sarà così anche in futuro. Una terra che è riuscita a immaginare cosa poteva diventare. E allora voglio lanciare due messaggi a nome di tutto l'ufficio di presidenza. Uno alla politica, alle istituzioni, ai sindaci. Siate visionari. Cercate sempre di governare il cambiamento, di guidarlo. Non pensate soltanto al consenso a breve termine. Ci sono elezioni una dopo l'altra. Alziamo la testa perché abbiamo il compito di lasciare per le nuove generazioni un futuro migliore. E alle ragazze e ai ragazzi più giovani che riempiono oggi questo cinema, a loro voglio dire che il cambiamento passa attraverso di loro, attraverso le loro lenti, attraverso il coraggio di cambiare. E però ogni cambiamento, specialmente quelli più radicali, purtroppo portano con sé anche il rischio di un fallimento. E la parola fallimento non deve essere una parola cattiva. Si può fallire, ma se dal fallimento si impara, si possono costruire le condizioni per lasciare un futuro migliore a chi verrà dopo di noi. E davvero questo grande cambiamento possiamo farlo soltanto se le ragazze e i ragazzi sono i protagonisti più attivi. Dobbiamo essere particolarmente orgogliosi di essere toscani e ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni, non solo il 30 di novembre. Siamo stati il primo Stato al mondo ad aver abolito la pena di morte. Siamo sempre stati all'avanguardia sul piano dei diritti civili e sociali. Questa è la storia della Toscana, il cui Consiglio regionale interagisce con le amministrazioni comunali che sono qui presenti, e questo per dare ancora più forza all'articolo 5 della Costituzione repubblicana, e al tempo stesso si apre sempre più verso i cittadini. Oggi si apre anche in senso materiale, ma siamo sempre stati aperti alle innovazioni, alle proposte, alle idee, ai progetti che venivano dal territorio. Genio e innovazione. Questo è il titolo della festa della Toscana 2024. Dobbiamo al tempo stesso essere ben consapevoli che come istituzioni dobbiamo impegnarci concretamente per difendere, promuovere e valorizzare il Made in Italy e il Made in Tuscany. Lo sappiamo per quanto riguarda la crisi della moda, il pensiero deve essere anche a quello che avviene fuori dal palazzo e quindi dobbiamo tutti impegnarci per far sì che la nostra identità possa essere salvaguardata e sempre più promossa.
Oggi si parla di genio e innovazione, ma dobbiamo pensare al futuro. I geni e le eccellenze, i nostri ragazzi in Toscana devono rimanere a garantire quello che deve essere il futuro della nostra regione e non andare all'estero e non andare fuori regione, a lavorare, a studiare, a fare i loro progressi. Dobbiamo garantire loro la possibilità di sviluppare i loro geni, le loro eccellenze e garantire una possibilità di innovazione costante e continua che purtroppo in Toscana non sempre avviene. E poi dobbiamo anche cambiare forse modo di celebrarla questa festa. Si fa a Palazzo, si fa sempre a Firenze, siamo qui a celebrare, ad ascoltare il Presidente, ad applaudire, per carità ci sono anche poi persone che ci rappresentano come la preside la direttrice dell'Istituto Sant'Anna che sicuramente farà una relazione interessantissima, però io credo che la festa della Toscana debba essere dei toscani più che di coloro che siamo qui a rappresentarla, quindi dovremmo andare noi nelle periferie dei nostri territori, dovremmo andare noi a celebrare veramente la Toscana di tutti. Genio e innovazione, tradizione del passato, tra passato e futuro, la Toscana che si rinnova, i nostri valori, la nostra identità che si prova a trasferire nelle culture, nelle coscienze dei giovani. Un'ambizione, quella dell'Ufficio di Presidenza, di continuare a festeggiare, aprire anche il nostro palazzo in queste settimane per avvicinare i cittadini al palazzo della politica, delle istituzioni. Siamo la Toscana, l'orgoglio e l'identità della nostra regione è un elemento portante e proveremo anche durante tutto il mese di dicembre a fare in modo che tanti cittadini possano interagire con il luogo delle istituzioni. La festa della Toscana deve diventare sempre più la festa dei cittadini toscani, questa è la nostra sfida e per farlo ovviamente la nostra relazione avviene nei confronti delle istituzioni, ma in particolar modo avviene nei confronti dei sindaci e dei giovani che dovranno essere testimoni dei grandi valori che la Toscana porta con sé. Grazie, grazie. 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 Avrà un valore eccezionale quando riusciremo a farla sentire a tutti i toscani. Io vengo da Lucca, ci sono pochissime eccezioni alla giornata che facciamo a Firenze e questo mi rattrista un po'. Probabilmente quest'anno, al di là del bellissimo oggetto della festa di quest'anno, potevamo farlo dedicandolo a Giacomo Puccini. Il giorno dopo il centenario della sua morte sarebbe stato bellissimo poter attraverso un toscano, attraverso 10 minuti della sua musica, far festeggiare in tutta la Toscana, come festeggiano in tutto il mondo, una figura straordinaria, non soltanto di artista ma appunto di nostro concittadino e conterraneo. Una grandissima emozione, un grandissimo onore essere qui per questa celebrazione importante. Ho cercato di portare la mia musica, i miei valori e le storie anche che si racchiudono dietro ai miei brani. La musica che ho proposto questa mattina è tratta dai miei album, io sono una compositrice e pianista e cerco di portare avanti la grande tradizione musicale che abbiamo in Toscana. Pensiamo a Puccini, pensiamo a Mascagni, io cerco di portare attraverso la mia musica un nuovo contributo moderno di innovazione e di genialità che fa parte del nostro DNA. Lo scopo di questa giornata particolare era anche quello di ricordare che la Toscana non solo è stata protagonista attraverso i suoi grandi personaggi di fasi importanti dell'innovazione e dello sviluppo, ma ha avuto sempre un'attenzione attraverso i propri governanti per quelli che sono i meccanismi da cui deriva l'innovazione, per cui anche nei momenti dell'età moderna e contemporanea nei quali si è cominciato a avvertire il fatto che l'innovazione marciava con più rapidità in altri luoghi del pianeta, i governanti si sono preoccupati di capire il perché, di vedere in che modo questi processi si sviluppavano per emularli e per riportarli sul territorio. E questa è la ragione sulla quale mi sono fermato nel mio intervento, ricordando due episodi, uno dell'età medicea, uno dell'età lorenese, di iniziative dei governanti nate dalla consapevolezza che c'erano dei luoghi dove si marciava più rapidamente nell'innovazione per andare a vedere come funzionava e per trasferirli nel territorio regionale. Il mio contributo a questo momento di celebrazione così importante per la nostra regione ha riguardato soprattutto il ruolo di quello che
ho definito la genialità diffusa, cioè la capacità dei ricercatori e delle ricercatrici di portare un contributo al benessere della collettività. Credo che gli ultimi, in particolare gli ultimi decenni, sono stati densi di innovazioni strepitose che hanno cambiato la vita del nostro mondo e che hanno permesso anche un allungamento incredibile della vita media della popolazione. Questo frutto della scienza, del metodo scientifico, della collaborazione di tanti e della libertà anche di poter fare ricerca nel nostro paese. Quindi è importante che questa terra rimanga un punto di riferimento per il merito, per il talento, dove la scienza trovi casa e trovi condizioni ambientali per potersi sviluppare. La festa della Toscana ha un grandissimo valore e ci ricorda un atto importante come l'abolizione della pena di morte. E oggi, con grande sorpresa, sarà il Granduca Pietro Leopoldo a pronunciare un discorso solenne col quale abroga la pena di morte. È stato realizzato un ologramma, quindi il massimo della tecnologia, con un digital human che ricostruisce fedelmente l'aspetto del Granduca Pietro Leopoldo. Qui vedrete tra l'altro una galleria di quadri che rappresentano il genio toscano attraverso personaggi storici nelle varie discipline, dall'arte, lo spettacolo, la musica, realizzati con una tecnica di cyber art, sono quadri realizzati digitalmente e anche in quel caso abbiamo ricostruito il volto reale delle persone attraverso una tecnica che utilizza anche l'intelligenza artificiale e in alcuni casi, laddove era possibile, ascolterete una voce clonata attraverso un processo abbastanza complesso, ma sentirete la vera voce di Giacomo Puccini, riconoscerete la voce di Margherita Hack, riconoscerete la voce della Fallaci, che pronunceranno un discorso realizzato con una tecnologia che si chiama text to speech, cioè dal testo alla voce reale attraverso l'intelligenza artificiale. Ed è tutto, l'informazione del Consiglio regionale con Toscana Parlamento torna la prossima settimana.